Giovanni Cota. Buonasera. Un applauso. Ricorda molto, è un film sperimentale che appena abbiamo visto ci è piaciuto moltissimo, è un argomento veramente molto bello, forte, una storia incredibile che appunto Giovanni ha trovato qualche anno fa, è diventato appunto questo film documentario che vedrete adesso e che ha diretto appunto Giovanni, è diventato uno spettacolo teatrale e sta diventando anche un libro, se non sbaglio. Sì, il libro è questo praticamente, è della storia di Pierre Seyle, deportato omosessuale, così la traduzione in italiano sarebbe. Un libro che però non è mai stato tradotto in italiano, si trova in inglese, in tedesco, in francese, in spagnolo, questa è la mia copia in spagnolo da cui io poi ho tratto le parti che ascolterete appunto nel libro a cui ci siamo ispirati, e abbiamo deciso comunque di completare l'opera appunto con una traduzione in italiano e una pubblicazione del testo comunque, indipendentemente da chi sono gli eredi, perché non si trovano più praticamente. No, Giovanni, raccontaci brevemente come nasce questo film sperimentale, perché poi ha un impatto incredibile, molto teatrale, vedrete insomma la forza di questo film documentario e poi la storia di Pierre e John deportati in un campo di concentramento. Sì, praticamente io sono arrivato, lo dicevo prima in un'intervista, cercando praticamente il materiale sull'omocausto, e quindi la prima storia che viene fuori, che è venuta fuori, praticamente ce ne sono altre, è stata questa di Pierre Seyle, e che è proprio l'episodio della morte del compagno, adesso non anticipiamo niente di più, che mi ha colpito moltissimo. Comunque non avevo proprio documentazione a cui fare riferimento, se non andare a comprare il libro che avevo preso poi in Francia, nel mare, praticamente a Parigi, l'unica copia che avevo trovato, che faceva da zeppa un tavolo praticamente. E ci siamo, parlo al plurale perché questo è un lavoro collettivo, cioè è stato fatto con un crowdfunding, ci sono tante persone coinvolte, e appunto come diceva Bruno prima, parte come spettacolo teatrale nel 2007, di uno spettacolo di video installazione teatrale con danza e recitazione, diventa una collezione fotografica tra il 2009 e il 2010 che abbiamo prodotto a Barcellona, dove io ho risieduto per tanti anni, e poi diventa un film, e diventa appunto quello che vedrete oggi. È la storia praticamente di questo ragazzo di 17 anni, Pierre Seyle, appunto, che viene preso da Guénot praticamente in Francia e portato in un campo di concentramento, da qui, in quanto omosessuale chiaramente, e da qui poi un proseguo di avventure che arrivano fino al 2005 con la sua scomparsa. Ok, problemi di distribuzione. Sì, nessuno l'ha voluto produrre, nessuno l'ha voluto distribuire, quindi insomma alla fine ce lo distribuiamo da soli perché ci crediamo, quindi insomma facciamo del nostro meglio. Poi è chiaro che è un film difficile comunque, in tutti i sensi, però è un film che non poteva mancare in qualsiasi caso. Ricordiamoci che tutte le persone che vengono citate nel film sono morte praticamente, quindi tutta la memoria, tutta la tradizione orale è finita, è terminata con Get Back, che è morto l'agosto scorso a 96 anni a Berlino, e quindi insomma è giusto ricordare queste persone che sono parte integrante del nostro passato e anche del nostro futuro, soprattutto Pierre Seyle, secondo me. E ci sono domande da fare a Giovanni? Come si fa a trovare il documentario? No, non è ancora stato editato, verrà editato dopo aprile dell'anno prossimo. Quindi verrà distribuito? Sì, verrà distribuito dopo, sì, certo. Ma è una cosa però che faremo noi stessi con la nostra casa di distribuzione. A questo punto ci stiamo attrezzando, perché tanto abbiamo capito che nessuno vuole mettere in mano su un argomento del genere, quindi insomma cerchiamo di fare per conto nostro. Altre domande? Ad aprile verrà editato anche il libro, oltretutto verrà pubblicato il libro in italiano. Il prossimo anno, sì, abbiamo chiuso le traduzioni, quindi insomma cercheremo di... Nel 14 sarà quindi anche il libro finalmente tradotto in italiano. Tradotto in italiano, giustamente. Penso che c'è da tutte le parti, tranne che in Italia. E tu l'hai fatto la scorsa primavera, questo qui, 2013? Il film è del 2013, di aprile 2013, sì. Ha debuttato poi a Giovanni Minerva, è stato il padrino del film, quindi insomma... La prima, sì. Al Festival di Torino. E volevo chiederti anche tutta la parte, avete visto, insomma, è molto... la parte anche teatrale, gli attori, la location... La location è un'ex cartiera che c'è a Quarto Sant'Ena, dove io risiedo, qui in Sardegna.
una cartiera della fine dell'Ottocento, chiusa nel 1946, se non sbaglio, quindi siamo in quel periodo più o meno, un po' dopo. Abbiamo scelto una monolocation perché serviva comunque, cioè sono due location, praticamente una in un poligono di tiro che sta sempre vicino a Cagliari e l'altra appunto questa cartiera. Non avevamo intenzione di ricreare nulla, era impossibile ricreare comunque questa storia dal punto di vista di un film in costume, comunque poi non volevamo né fare una fiction né fare comunque il verso ad altri film, sarebbe stato troppo giocare troppo, anche forse troppo semplice, comunque avevamo intenzione proprio di fare un lavoro che fosse a cavallo fra la videoarte, comunque l'arte contemporanea e il documentario, sperimentando anche una forma di produzione che chiaramente è quella del crowdfunding, che ci ha permesso di risolvere poi tutti i problemi economici che si sono presentati quando nessuno poi ha minimamente avuto, nessuno ha messo comunque dei soldi dentro questo film, ecco, insomma alla fine abbiamo fatto in autoproduzione cercando appunto i fondi fra privati. C'è stato il produttore che è Emilio Milia, che comunque è di Quarto, chiaramente la mia cittadina, che ha investito in questo progetto e che comunque insomma sicuramente non si è pentito, perché io ci ho messo anche il mio. Voi credete se avevi avuto, dopo aver fatto questa cosa, dei rapporti con la famiglia Selle? No, noi abbiamo cercato di avere rapporti con la città. Cioè, I tre figli. Non siamo riusciti a metterci in contatto con loro. L'ultima notizia che io ho così di seconda o terza mano, dicono che siano in Brasile, comunque questo è quello che ci è arrivato, però né loro hanno contattato noi, anche se comunque è stato presentato in una versione, uno screening praticamente alla Maison de l'Italie, alla Cité Universitaire di Parigi, però nessuno poi, quindi è stato pubblicizzato, insomma si è visto, insomma siamo andati sui giornali, però non siamo riusciti a recuperare nessuno e tantomeno qualcuno ci ha contattato per questo. Oltretutto Jean Lévito è morto qualche anno fa, quindi che è l'autore di questo libro, quindi insomma anche di questo libro non esistono poi certezze di che fine avrebbe potuto fare comunque. Ecco. A parte che l'abbiamo trovato sotto un tavolo. Io volevo chiedere, la storia è stata ricostruita solo... Non ti sento? La storia è stata ricostruita solo col libro oppure lui ha fatto delle ricerche ulteriori per questo? Sì, la storia è stata ricostruita dal libro, però ispirata, non c'è il tuo libro, chiaramente abbiamo preso delle parti, poi il resto praticamente sono le storie degli altri deportati, Rudolf Braz e gli altri che vengono citati, il resto è documentazione praticamente che si trova online, semplicemente si tratta di leggersi e comprarsi. Io ho preso dei libri, comunque ne ho preso alcuni sulla medicina, che poi sono sugli esperimenti medici che sono stati condotti, e quindi insomma lì poi siamo riusciti a costruire questa storia che è cucita da delle parti originali, chiaramente, nel senso che parte della sceneggiatura comunque l'ho scritta io, che serve per cucire i vari pezzi di cui ci siamo poi serviti per creare appunto la sceneggiatura. Hai fatto anche alcune sonorizzazioni? Sì, parte della colonna sonora l'ho composta io, con il mio gruppo. Tutta la parte elettronica praticamente. Va bene, visto che siamo un po' leggermente in ritardo, mi dicono, ci sono altre domande per... Sassari, il film praticamente è uscito nelle sale solo a Cagliari, per la precisione. A Sassari abbiamo fatto due presentazioni, una al MOS e l'altra al centro provinciale, al centro culturale provinciale, come presentazioni del film. Tecnicamente il film in sale è andato solamente al Cinema di Cagliari e adesso stiamo cercando appunto a gennaio di fargli fare una seconda uscita dopo le presentazioni che ci saranno, presumo, a Roma, alla Casa del Cinema, a Milano, e poi stiamo cercando di presentarlo a Bologna. Ecco, questo poi è, non avendo una distribuzione, è chiaro, per noi è difficile comunque tenerlo in un cinema comunque, però abbiamo cercato di mandarlo proprio in sala, così è stato comunque con i 7 giorni a Cagliari, è andata anche molto bene. Non sbaglio, il film è stato presentato anche a Venezia? Sì, nel Queer Line Awards, all'interno del Queer Line Awards. Interesse? Alcuno.
C'era anche la Lucky Red, da cui abbiamo dato il DVD, ma abbiamo chiesto semplicemente un incontro, non una distribuzione. Pare che potrebbe fregare di me, no? Ecco, mettiamola così. Non è un argomento facile, comunque non è neanche stato facile farlo un film del genere con tutte le difficoltà che ancora comunque abbiamo, perché comunque l'argomento è quello, c'è poco da girarci intorno. Come lo presenti quando ci siamo presentati alle produzioni, abbiamo detto facciamo un lavoro sull'olocausto, mettiamola così, sulla deportazione, tutti molto sorridenti, le deportazioni dei gay, tutti molto non sorridenti, insomma, non gliene poteva fregare di meno. Questa è la realtà, è cruda, è per quello che è stato un film molto osteggiato, soprattutto dalla Film Commission Sarda. Qualcuno forse ha seguito un po' le vicissitudini di Film Commission Sarda, che non solo non ha promosso l'opera, ma non si è neanche mai presentata a una presentazione, qua non ci sono. Ecco, non c'erano a Torino, non c'erano a Venezia, non c'erano a Los Angeles, neanche a Seattle dove siamo stati. Insomma, questo la dice lunga sul fatto che c'è una forma di ostruzionismo nei confronti di queste tematiche ancora. Ecco, sopravvivono grazie a questi festival, che si organizzano qua, che organizza Giovanni, Bruno, e io ringrazio chiaramente per avermi invitato. È molto importante essere fatto per me, rappresenta poi tantissima la gente con due sindaci che in fondo, e quindi è bene che questi festival vadano avanti e proseguano appunto il loro percorso, che serve a noi, serve a tutti quanti comunque per aggiornarci un attimo. Luoghi di resistenza. Esattamente, di resilienza più che altro. Ok, grazie per me. Grazie, e voglio dire anche con il tuo spettacolo teatrale. Speriamo, grazie, arrivederci.